Oggi vi mostrerò qualche trucchetto con lo Swiffer che spero possa esservi di aiuto. Dopo averlo passato, invece di girarlo dall'altra parte, ti faccio vedere un altro metodo, secondo me più efficace. Indossiamo un normale guanto in gomma e passiamolo sulla superficie dello Swiffer in modo da raccogliere tutti i residui di polvere, peli, capelli e in questo modo potremmo riutilizzarlo senza bisogno di girarlo, sempre da questo lato che, come vedete, ha una speciale lavorazione fatta appositamente per poter raccogliere meglio la polvere e i residui. Possiamo lavare i nostri panni Swiffer mettendoli all'interno di una rete, quelle che si utilizzano per lavare la biancheria in lavatrice. Oppure lo possiamo anche lavare a mano, quindi semplicemente strofinandolo sotto l'acqua e lasciandolo asciugare. Non perderà la sua capacità elettrostatica di attirare la polvere. Dopo che l'abbiamo lavato una o due volte, per ridargli questo potere di attrarre come una calamita polvere e residui, possiamo aggiungerci una cosa che vi faccio vedere subito. Aggiungiamo un goccio di ammorbidente. Strofiniamo bene. Come sapete, anche l'ammorbidente ha questo potere di attrarre la polvere e in più avremo anche un tocco profumato. Lo Swiffer può essere utilizzato anche per rimuovere la polvere dai muri. In questo caso è molto utile quando dobbiamo dipingere una parete e la vogliamo prima pulire, quindi togliere polvere, peli, capelli che possono rimanere attaccati. Oppure semplicemente quando vogliamo togliere la polvere dalle nostre pareti. Ed è comodo anche per togliere le ragnatele dal soffitto. Un altro modo molto utile di utilizzare lo Swiffer è quello di legare un panno anche al manico. Possiamo fermare con un elastico o semplicemente facendo un piccolo nodo. Così facendo lo possiamo passare facilmente sul battiscopa. E poi sul pavimento. Ricordiamoci che la pulizia va fatta seguendo la direzione dall'alto verso il basso. E anche con le scale è molto comodo perché lo passiamo nelle fessure del battiscopa, in tutti gli angoli e poi sulle scale. Quindi adesso vi sto facendo una dimostrazione, però ovviamente iniziamo sempre dal gradino più alto a scendere. Il panno legato al manico è molto comodo anche per passarlo negli spazi piccoli quando non abbiamo voglia di spostare i mobili. E ovviamente, se non vogliamo utilizzare i panni della Swiffer, possiamo utilizzare i panni in microfibra che sono altrettanto efficaci, legarlo anche qua alla base e possiamo utilizzarli anche per la pulizia ad umido. Un altro utilizzo che mi piace tantissimo utilizzando il bastone dello Swiffer è quello di legare un panno in microfibra alla base e spruzzarlo con una soluzione di metà acqua e metà aceto.
e passarlo sui pensili della cucina. In questo modo non ci sarà bisogno di utilizzare scale o pericolose sedie. Panni Swiffer sono molto comodi anche per togliere le macchie di muffa dalle pareti. Quindi prepariamo una soluzione di 9 parti di acqua, una parte di varechina. Immergiamo il panno in questa soluzione, lo strizziamo bene e lo passiamo nelle zone dove ci sono le macchie di muffa. Lasciamo asciugare, quindi aspettiamo 20-30 minuti e possiamo ripassarlo. E quindi anche in questo caso è comodo perché non abbiamo la necessità di utilizzare scale e sgabelli. Bene, questi erano i miei semplici consigli, spero che ti possano essere di aiuto. Noi ci vediamo domani, un abbraccio.